la parola ora a Bassolino, Antonio, padrone di casa, padrone di casa, giusto. Abbiamo accumulato più spunti e più temi e poi ascolteremo invece l'intervento, il contributo di Pino Cantini, del professor Pino Cantini. Antonio, prego. Sì, ma io vorrei innanzitutto ringraziare davvero il molto Franco Nafi, poi Marco, Pietro e Gianni, un saluto particolarmente affettuoso ad Aldo Tortorella e poi ringraziare davvero tutti voi che siete qui in tanti, malgrado mi scrivono diversi compagni, siamo qui tanti che non riescono ad arrivare, che oggi a Napoli c'è lo sciopero dell'intero trasporto pubblico, autobus, metro e dunque a maggior ragione ringrazio chi è arrivato in questa nostra sede. E poi per il tema che affrontiamo, nel ricordo di Berlinguer, un ricordo attualissimo, in questa sede abbiamo fatto anche negli ultimi mesi diversi incontri, abbiamo presentato il libro dell'autista di Enrico, autista e grande amico personale, Menichella, e più incontri, e prima ho fatto vedere a Gianni bellissime foto che consiglio anche chi non le ha mai viste di Enrico, che sono nel corridoio, dalle quali poi si capisce, io penso, una cosa che dobbiamo ben sapere: Enrico è stato un vero leader, perché io sono per una discussione schietta tra di noi, e dobbiamo fare in modo che alcune parole che sono ambivalenti, lo dico in questo modo, non assumono soltanto un colore. Enrico Berlinguer è stato un grandissimo, e mi permetto di aggiungere, tra l'altro qui conosce Chiara Valentini che ha scritto il più bel libro su Enrico Berlinguer, e tra l'altro è stato talmente un vero leader da esserlo nella memoria collettiva ancora oggi, tanti anni dopo la sua morte, e una delle ragioni per cui è stato ed è un vero e grande leader è proprio per la sua ritrosia, per il non cercare di essere leader, come sono i veri grandi leader, perché quelli che cercano di esserlo e di farlo vedere durano lo spazio di un mattino, più di un mattino. Ma con Berlinguer parliamo di una grandissima figura e personalità, e non si va da nessuna parte nell'Italia di oggi e del futuro senza o contro Berlinguer. Un conto è andare doverosamente oltre Berlinguer nell'Italia e nel mondo di oggi, e una illusione sarebbe invece quella di pensare di poter andare avanti nella sinistra italiana e non solo italiana senza addirittura oltre. Quando io parlo di Berlinguer, ma ne abbiamo già parlato con i compagni che sono qui a questo tavolo, io mi riferisco a tutto Berlinguer e all'intero Berlinguer. Tutto Berlinguer. Per me non c'è un primo Berlinguer e un secondo Berlinguer. Berlinguer è unico. E anche il Berlinguer di cui tendiamo a parlare di più, comprensibilmente, il Berlinguer di Genova, il Berlinguer che capisce cosa sta succedendo nel mondo, il Berlinguer che sui temi operai diventa
giustamente molto forte, questo Berlinguer è inseparabile dal Berlinguer del compromesso storico e di una grande strategia politica. Che poi è stata l'anima della sua vita. E le fotografie che stanno nel corridoio ce lo fanno vedere in un momento molto particolare. È subito dopo il terremoto, siamo nei comuni del cratere, tutto è distrutto, ed Enrico, il suo cappotto, passa in mezzo alle donne vestite in nero, e davvero ha l'impressione come di Cristo che passa in mezzo alla gente. Questo è il cappotto. Inscindibile nei diversi momenti. Per questo non senza o contro, ma oltre. Ma oltre e tenendo conto di quello che ci può dare ancora, che poi sembra emerga giustamente nella nostra riflessione di oggi, soprattutto in questo momento quando siamo ad un passaggio inedito nella storia italiana, e quando lo dico in questo modo, questa è la mia opinione, si chiude un lungo ciclo politico durato 25 anni, un quarto di secolo. Questo è il 4 marzo, non solo una grave sconfitta elettorale, ma si chiude un lungo ciclo politico, quello iniziato nel 93-94. L'Ulivo, il centro-sinistra e il centro-destra, e a conclusione di questo lungo ciclo politico noi abbiamo che l'Ulivo, il centro-sinistra e il centro-destra che abbiamo conosciuto in questi 25 anni non esistono più. Il 4 marzo sono successe alcune cose simboliche. Quando i 5 Stelle vanno oltre il 30% dei voti, è un fatto enorme, che supera ogni disquisizione sulla natura dei 5 Stelle. Sono una grande forza di massa. E una grande forza di massa prende voti in tutti gli ambienti sociali, come sa chiunque vive a Napoli, a Roma, in tante città, in tutti gli ambienti sociali. Ma per me ancora più impressionante dei 5 Stelle è il voto alla Lega, che passa dal 4 al 18% il 4 marzo, e oggi è ben oltre il 18%. Come chiunque capisce, vengo da Bologna e Firenze e fa impressione nel bar, il tassista, la persona che ti fermi in mezzo alla strada, sono un vecchio compagno, ho votato Lega, ho votato 5 Stelle, è impressionante. È un mondo che è cambiato, dobbiamo sapere con che cosa abbiamo a che fare. Un mondo che radicalmente cambiato. E io non so se ha ragione Renzi, ho molti dubbi, quando dice, volendo fare una polemica comprensibile e anche giusta, quando dice al Senato, ai 5 Stelle e alla Lega, voi non siete il nuovo bipolarismo, cioè le due grandi forze del futuro, ma siete la coalizione di oggi e di domani. Me lo auguro, ma io non sono tanto sicuro, perché questo dipende da tante cose, dipende anche da noi, dipende dal fatto se in Italia c'è una sinistra spettatrice, come è stata anche dopo il 4 marzo, o una sinistra protagonista. Si è ricordato qualche frase curiosa,
ma a me nella nostra storia la frase che ho trovato più curiosa di tutte è stata quella del capogruppo del PD al Senato quando ha detto: non vedo l'ora che 5 Stelle e Lega giurino e formino il governo. Non vedo l'ora che formino il governo. E noi che ci stiamo a fare? È la politica che è lavorare sulle contraddizioni, che è confronto anche in casa d'altri, e cercare di avere le alleanze possibili e mettere in difficoltà l'avversario. Non vedo l'ora. E allora è venuta e ce ne stiamo accorgendo ogni giorno di quello che si muove nel profondo del paese, e sono molto d'accordo, quello che sta succedendo in diverse aree non accade soltanto nei ceti medi impauriti, accade anche in una parte del nostro mondo classico, attenzione, fenomeni che per la nostra cultura e la nostra storia sono inauditi. Non riguardano soltanto il commerciante, forze di ceto medio, riguarda il popolo, settori del mondo del lavoro, riguarda la nostra carne. Se la sinistra ha un senso, quella è la nostra carne, e lì dentro, lì in mezzo, sono accadute e accadono cose molto profonde. È evidente che in discussione vi sono grandi questioni. Un PD al 18% non è il PD che abbiamo fondato 10 anni fa. Un PD è tale se è al 30%. Se è una grande forza politica. Una sinistra che vuole avere una rilevanza è tale se non è al 3%. Se noi non ci facciamo un discorso di verità e non vediamo che così come siamo messi nessuno va da nessuna parte, e solo se mettiamo in discussione tante cose e vediamo di riaprire un cammino, noi riusciamo a intervenire nelle contraddizioni e ad avere un ruolo, anche perché poi nel mondo e nella società italiana le ragioni della sinistra sono tante ancora. Ecco, io se dovessi dire che cosa mi ha impressionato oltre il voto, dopo il voto, non è solo non vedo l'ora, ma il fatto che sono passate diverse settimane da un voto e da una sconfitta senza precedenti. E lo dico in modo più semplice: non ci sono ancora due cartelline, solo due per carità, del PD o di lei, due cartelle scritte sulle ragioni della sconfitta che possono essere una traccia di discussione e di riflessione per tanti compagni e per tante forze. Benedetto il Signore, nel 1977 alle comunali di Castellammare il PC ebbe una flessione, mica una grave sconfitta, mica come a Napoli dove non si giunge al ballottaggio, una grave flessione. Tortorella è qui, io dovetti relazionare in direzione, ho dovuto scrivere 18 cartelle per rinascita dopo essere stato 10 giorni a Castellammare, ne abbiamo parlato in comitato centrale, in tutti i comitati federali, come se fosse acqua fresca. Perché la cosa è grave? Perché questo è già successo dopo le comunali, quando abbiamo perso a Roma, a Torino e senza porto, a Roma, a Torino e a Napoli, tre capitali del paese. È già successo dopo il referendum, succede dopo il 4 marzo. E ora qual è il rischio che si intravede? Che ognuno a casa propria cerca di riflettere quantomeno è possibile e magari
pensando. Mi devo spostare ancora più a destra. E il Leo mi devo spostare. Tutto tra virgolette. E il Leo mi devo spostare ancora più a sinistra, sempre tra virgolette. Invece di vedere dentro il PD, dentro Leo, e io mi permetto di dire, vediamo anche da questa sala, e soprattutto tra quelli che io chiamo i senza casa, i senza tetto della sinistra, che sono un grandissimo numero di compagni, di persone, di donne, di uomini che non si riconoscono né il PD né il Leo, che sono senza tessera, senza casa, senza tetto. E come? Si apre una riflessione di fondo, perché se non sai da dove vieni, da lontano, ma anche per questi 25 anni è difficile sapere dove andare, se non sai dove hai sbagliato, dove devi riprendere, se non sai, per esempio, tutto d'accordo, che noi dobbiamo avere una grandissima attenzione, io lo dico in questo modo, sia per i diritti civili sia per i diritti sociali. Diritti sono una parola importantissima. Diritti, come ci insegnò Bruno Trentin nel sindacato e nella CGIL. Diritti civili e diritti sociali profondi, diritti collettivi e diritti individuali. E dobbiamo farlo, chiudo, cercando di sollecitare, per quello che è possibile, di dare una mano alla nascita di una nuova generazione. Questo a me sembra un punto molto delicato. Ma una nuova generazione, quando e come si forma? Qui a questo tavolo vi sono esponenti di una generazione. Noi dobbiamo chiederci, negli ultimi 10-15 anni noi abbiamo avuto una generazione politica è diversa da tanti giovani, e una generazione politica non si forma con le persone che hanno più anni e che mettono una mano sulla spalla di questo o di quel giovane che fa capo a questo o a quella corrente interna al PD o ad altre forze. Una generazione non è fatta di giovani correntizi, è una generazione politica, trasversale, che si afferma come generazione, sa sbattere i pugni sul tavolo, sa riflettere, sa mettere in discussione, sa essere contro, sa dire no e sì come generazione. E paradossalmente, vorrei chiudere su questo, proprio perché la crisi è così profonda, potrebbe nascere una nuova generazione politica, perché in fondo una generazione politica nasce quando c'è un grande conflitto sociale, quando c'è un grande conflitto culturale, quando c'è una vicenda politica senza precedenti, e si mette alla prova e cerca una propria strada. Io penso il grande tema che noi abbiamo di fronte a noi, che viene, è che riguarda tutti, PD, Leo, altre forze, ognuna come è senza prospettiva. E a me ha colpito che nei giorni scorsi su Repubblica Roberto Esposito, filosofo importante, nostro concittadino, abbia scritto per me un bellissimo articolo che parla di una destra senza cultura e di una sinistra senza cultura. Cerca di spiegare il perché, parla a livello europeo, non solo a livello italiano, però conclude con due righe bellissime che io sottoscrivo. Dice Roberto Esposito:
bisogna costruire un cantiere senza avere più il timore di chiamare le cose con il proprio nome, senza più avere il timore di chiamare sinistra con parole che non siano sinistra. È il segno di come è sentito un bisogno di guardare avanti, di spingere per un cammino che deve essere un cammino sia di riflessione sia di iniziativa, e questo è il fuoco della crisi della lotta politica che poi può farsi assieme alla nascita di una nuova generazione. Grazie.